La durata media dei processi penali, 2 anni per il primo grado, pendenti 1.200.000 di processi, 3 anni per l'appello, pendenti 270.000, 8 mesi per la Cassazione, pendenti 30.000. Ogni anno 130.000 processi finiscono in prescrizione, vuol dire nessuna condanna per i colpevoli, nessun risarcimento per le vittime, nessuna tutela per gli innocenti. Affinché giustizia sia fatta, c'è pronta una legge che dice dopo la sentenza di primo grado il tempo non corre più. Effetto positivo. Diventerà inutile per gli avvocati cercare di salvare il loro cliente tirandola per le lunghe, allungando il brodo. Per esempio, convocare decine di testimoni quando ne basterebbe uno solo, rifiutarsi di dare il consenso per acquisire un documento come una banale denuncia di furto, così poi il derubato dopo anni verrà convocato e chissà dov'è per raccontare un fatto che magari non ricorda più neanche tanto bene. E poi eccezioni di nullità a cascata. Ora, evitare tutto questo basterà per riuscire a fare quei 130.000 processi in tempi ragionevoli? Avvocati e magistrati su una cosa sono tutti abbastanza d'accordo: succederà esattamente il contrario. Primo problema, i processi sono troppi e per ridurli bisognerebbe modificare le regole. Per esempio, per i reati per i quali di fatto non è previsto il carcere, dall'abuso edilizio all'oltraggio a guida senza patente, non fare 3 gradi di giudizio, ma dopo il primo mettere dei filtri molto severi. Non andare in Cassazione per tutto, non ricominciare da capo ogni volta che un giudice va in pensione, in maternità o viene trasferito. E poi la competenza. Oggi la Cassazione stabilisce a metà o a fine processo che andava fatto a Milano anziché a Roma, e così si ricomincia da capo, andrebbe stabilito all'inizio. Le notifiche bisognerebbe prevedere di inviarle soltanto all'avvocato che è stato nominato. Allargare poi i margini di trattativa per il patteggiamento, che il processo lo evita. Quindi monitorare un po' meglio il rendimento dei magistrati, perché non è che tutti lavorano molto. Infine, la macchina è ingolfata perché mancano 9.000 amministrativi. Ecco, se non si interviene subito almeno su questo, il rischio è che i processi non finiscano mai.